Ragazzi, buona giornata a tutti. Allora, bella pioggia, quando piove tutti si fermano perché, a parte che le rotonde, ragazzi, sono veramente di un'impeditaggine allucinante. Ma vabbè, comunque, parliamo un attimo di cose serie. Ma allora, Ronaldo, vedete? Le frecce non mettono. Dio, che fumo. Allora, Ronaldo ha un problema in questo momento, sì. Io penso che non sia da nascondere, anche se uno, se un giocatore si chiama Cristiano Ronaldo. Perché comunque, insomma, sta giocando male, sta giocando per se stesso e basta. Quindi, quando un giocatore fa ciò, è giusto dire che contro il Milan, ad esempio, io metterei la coppia di Pali Higuaín con Costa dietro. Si può giocare dall'inizio, penso proprio di sì. Vabbè, Ronaldo in questo momento cos'è che ha? È fuori condizione, si vede. È egoista, perché quando sei fuori condizione, ancora di più quando sei fuori condizione, dovresti capire i tuoi limiti e dovresti quindi cercare più i tuoi compagni. Questa cosa Ronaldo non la fa mai, men che meno adesso. E questo praticamente purtroppo non gli permette di dribblare i giocatori, non gli permette di passarla con i giusti tempi di gioco, e molte volte ci fa perdere tempi di gioco. Ieri non ho messo nell'analisi tattica, insomma, i momenti nei quali lui ci ha fatto perdere dei tempi di gioco, ma sono veramente abissali, abissali, sono tanti più che altro. Quindi sicuramente questa cosa qui deve assolutamente cambiare. Molti hanno detto sì, lui l'ha levato per il discorso problemi fisici, problema sì, all'adduttore, quant'altro. Per me è molto una scusa quella che ha detto Sarri. Lui l'ha levato probabilmente anche per quello, ma soprattutto perché stava facendo male. Io ripeto, qualsiasi altro allenatore, anche con Ronaldo a mezzo servizio, l'avrebbe tenuto dentro su 1-1. Lui invece ha rischiato di anche lui vincerla con Ronaldo, cioè senza Ronaldo, e ricevere poi le conseguenti critiche. Invece, insomma, ha levato Ronaldo, abbiamo vinto la partita. Perché in questo momento, scusate ragazzi, sono il ciclista, in questo momento senza Ronaldo mi pare una squadra molto più dinamica, molto più veloce anche in alcuni casi. Ronaldo in questo momento, ho detto, è un giocatore normale, molte volte rallenta il gioco come faceva Mandzukic l'anno scorso, quindi questo purtroppo è un dato di fatto e bisogna prenderne atto. Da qui a dire, attenzione, che Ronaldo è un giocatore finito, ce ne passa, perché poi è vero, molti mi dicono, sì, ma Ronaldo molte volte esplode a febbraio, anche se comunque rispetto agli anni passati, in questo periodo sta facendo molto molto peggio quest'anno, quindi meglio questo va detto. Però sono d'accordo con chi dice appunto che a febbraio, infatti io non dico che sia un giocatore finito, vedremo a febbraio-marzo. Il problema di Ronaldo è che devi imparare che con il gioco di Sarri la cosa importante ci stanno le individualità. Avete visto Costa, l'ho detto, Costa ha fatto una giocata individuale, però cercando la collettività di Higuaín, gli scambi. Invece Ronaldo vorrebbe andare in porta con il pallone quando parte anche sulla tre quarti, da tre quarti. Quindi questa è una cosa che dovrebbe migliorare e capire con il gioco di Sarri. Ok, ci sta la giocata, però se è ai fini della squadra e non ai fini insomma, di se stessi. Perché purtroppo Ronaldo molte volte fa giocate fine a se stesso. Quindi questo deve capire il gioco di Sarri. Poi per carità, molti hanno detto, che poi vedete anche lì, l'ho già detto qualche giorno fa, una settimana fa, quando Sarri parlò dei sei esuberi, no? Tutti a scagliarsi contro, gli interisti in primis, anche qui su YouTube, Conte fa uno sfogo che poteva anche tranquillamente evitare in pubblico, ok? E non durante la fine, sì, durante il mercato, ma dopo un mese e mezzo, perché ha perso una partita
stava vincendo 2-0, ok. E lì invece gli youtuber interisti, ad esempio, difendono, ha ragione, a parte qualcuno, a parte ad esempio Diego Ligorio, quindi assolutamente. Purtroppo anche lì l'incoerenza è esagerata. Comunque per quanto riguarda Ronaldo, bisogna avere pazienza, sì, però in questo momento non deve giocare. Cioè, è inutile girarsi attorno. Ronaldo ha fatto grandi cose nella sua carriera, quello che volete. Io, sapete, ho sempre preferito Messi, però è inutile lamentarsi di Ronaldo. Ronaldo comunque, se non è il primo, il secondo, se non è il secondo, è il primo al mondo. Lo è stato, lo è. Quindi, sinceramente, non mi lamento di Ronaldo nel senso. Però in questo momento mi fa tanto bestemmiare, ve lo dico, mi fa bestemmiare quanto mi faceva bestemmiare Mandzukic l'anno scorso, quindi deve riposare e deve soprattutto capire che ha anche lui 34 anni. Chi mi dice, ma io lo vedevo meglio nel 4-3, quindi preferirei il 4-3 al 4-3-1-2 perché Ronaldo giocava meglio, non capisce che così facendo, molto probabilmente, Ronaldo si... diciamo distruggerebbe ancora prima se adesso sta facendo male col 4-3. Abbiamo la certezza che neanche a marzo potrebbe essere quello che conosciamo, insomma. Quindi no, perché il 4-3 ormai a 34 anni, ripeto, l'esterno d'attacco puro non lo può più fare, non l'ha mai fatto, però intendo comunque l'esterno d'attacco non lo può più fare perché deve capire che lui deve giocare come seconda punta, che per me può giocare bene lì. Deve però mettersi a disposizione della squadra, cosa che Ronaldo in carriera sua ha fatto poche volte, perché era la squadra a giocare molte volte per lui. Con il gioco di Sarri, di Klopp, di Guardiola, questi allenatori qui, non può essere così. Devono essere i giocatori a mettere a disposizione della squadra le proprie qualità individuali. Non significa stare fermi e passarsela come a calcetto, a calcio balilla, però significa che bisogna giocare anche con i compagni. Ci sta la giocata individuale se non è fine a se stessa, se è fine a se stessa no, perché cazzo non stoppa neanche più un pallone, si porta il pallone fuori, cioè sono cose che fanno incazzare. Capita una partita, ma qua Ronaldo è da inizio anno che sta facendo così, è poco a fare, poco a girarsi attorno, ragazzi. E quindi in questo momento deve assolutamente riposare e far giocare chi sta meglio fisicamente ma anche mentalmente, perché Ronaldo in questo momento per me è anche abbastanza nervosetto, perché appunto, cioè, chi ha fatto l'attaccante, io l'ho fatto anche se a livelli lascia stare, però quando le cose non ti riescono diventi molto nervoso e sbagli ancora di più. Vabbè ragazzi, questo è quanto, vi auguro buona giornata a tutti, sempre comunque fino a fine Forza Juventus, nulla è perduto per quanto riguarda Ronaldo, per tirare sentenze definitive bisognerà aspettare marzo, aprile, anche per quanto riguarda lui, però ripeto adesso bisogna far giocare Dybala e Higuaín con Costa magari dietro e Ramsey in mezzala, perché Ramsey, l'ho detto e lo ripeto, gioca molto meglio da mezzala, ok? Al posto magari di Khedira. Buona giornata a tutti.